so che i nostri cavoli sono pronti, a mettere dell'aglio grosso in pentola e un po' di olio. Facciamo insaporire l'olio con l'aglio. E intanto li mettiamo dentro due filetti d'acciuga. Che li facciamo sciogliere. Nel frattempo che si scalda e si scioglie l'acciuga, mettiamo la pasta. L'acciuga si è sciolta, mettiamo dentro il cavolo romano. Facciamo insaporire anche il cavolo, tanto che è già cotto. Mettiamo un pochettino dopo la cottura. Adesso andiamo a togliere l'aglio, dato che ho fatto il suo lavoro. Almeno così non ce lo troviamo nel piatto, che è un po' disgustoso quando mordi l'aglio, anche se fa molto bene. La pasta è cotta, manca un minuto circa. Andiamo a scolarla dentro ai cavoli. Mischiata, mettiamo su un po' di pepe, o perlomeno ti piace un po' di peperoncino. Vediamo se si asciuga, mettiamo dentro ancora un pochettino di acqua di cottura e della pasta. Così finiamo bene la cottura. Facciamo dopo l'impiattamento, quando è pronta. Che la pasta è pronta, andiamo ad impiattarla. Andiamo ad impiattare. Andiamo, la cimetta, mettiamo sopra, per chi piace si può mettere su un po' di grana, formaggio grattugiato. Buon appetito, alla prossima ricetta, mi raccomando, vi aspetto sul canale e iscrivetevi se vi è piaciuta la ricetta e lasciate un bel like. Ciao a tutti!